E allora ragazzi, eccoci finalmente nella location. Direttamente partiamo da qua quest'oggi. Infatti giocherete a Cornedo contro il Cornedo Futsal, formazione che milita in Serie A2. Dici qualcosa in generale, come ti aspetti sarà questa partita contro un avversario veramente fortissimo? Sì, sicuramente è un'amichevole molto molto difficile. Siamo molto sfavoriti sulla carta, ovviamente, essendo una squadra di A2 quella avversaria. Sono interessanti queste partite, no? Perché comunque possiamo misurarci. Queste partite secondo me evidenziano anche i nostri punti deboli. Tra l'altro, come tutti sappiamo, il Lodovico in Serie D, la squadra avversaria in Serie A2, ma non solo, è a metà classifica. Quindi comunque una formazione che è quasi per fare i playoff, per andare in Serie A. Ricordiamo, campionato comunque dal calibro nazionale. Oggi secondo te può essere anche una vetrina? Beh, sicuramente è un'opportunità giocare con squadre così forti. Però sì, comunque sono curioso in generale di vedere come andrà la partita. Oggi l'obiettivo personale per Fabio Di Mauro è più realizzare un gol contro una squadra di questo livello o non prendere l'imbarcata? No, beh, l'imbarcata no, voglio prendere assolutamente. Il gol come sempre fa piacere. Però prima di tutto sempre la prestazione di squadra è quella che fa più piacere, secondo me. Poi sì, ovviamente far gol contro una squadra di A2 sarebbe bello. E allora ragazzi, null'altro da aggiungere, ne andiamo a far cambiare Fabio. Ci prepariamo con la nostra attrezzatura per raccontarvi il match, questa amichevole prestigiosa di calibro per il Lodovico, e andiamo a scoprire come andrà a finire. Un caloroso saluto a tutti e benvenuti al Pala De Gasperi per seguire assieme questa amichevole che sta tanto da big match, Futsal Cornedo versus Lodovico Calcio a 5, ma soprattutto una formazione di Serie A2 contro una di Serie D appena promossa però nel campionato di Serie C2. Vediamo le scelte di Pablo Ranieri, che schiera Petkovic in porta, difeso dal capitano Grigolato, laterale destro Caiolotto, a sinistra De Sa Carvaglio come pivot, Fami dalla parte opposta, Gonzato risponde con Francesco Di Mauro in porta, difeso da Loato, laterale destro Fabio Di Mauro, a sinistra Mariotto come pivot, Sherrud in discrezione tattica in cui troviamo il 7 come pivot al posto di Garofalo. Quest'oggi indisponibile, si parte con lo scarico all'indietro di CR7 per Alino Loato. Mariotto va da FDM, chiuso, allora Fabio riparte sempre con Ayrton Loato, bello il fraseggio tra i due, ancora Mariotto a cercare FDM, chiude De Sa Carvaglio e poi Petkovic ripulisce e fa ripartire i suoi. Mariotto dentro per Loato che scodella per Sherrud che torna da Aligno, il suo sinistro forse è sporcato da Mohamed Fami, tutto regolare. E allora seguiamo Caiolotto che va da Grigolato, capitano storico del Cornedo, presente in squadra dalla Serie C2, pensate un po'. Ora Fami di prima la gira benissimo per Caiolotto che sterza, Grigolato il suo destro, Francesco Di Mauro neutralizza e si rifugia in fallo laterale con Fami che lascia per De Sa Carvaglio che va dentro da Caiolotto che porta subito in vantaggio i suoi quando siamo allo scadere del quarto minuto e all'inizio del quinto. Vantaggio Cornedo, troppo solo in zona secondo palo, il classe 2004 laterale destro. Rivediamo qui la palla messa proprio in quella zona di campo dove arriva con un timing perfetto Nicolò Caiolotto, che porta dunque, come detto precedentemente, in vantaggio i suoi. Vediamo quale sarà e se ci sarà la reazione del Lodovico, con Mariotto che va da Loato, ancora Sherrud. Mariotto cerca una soluzione che non esiste, allora va da Sher, FDM protegge la palla dalla pressione avversaria, poi si porta a casa un fallo laterale. Sherrud, Mariotto, ancora per CR7 che chiama l'avanzamento di un compagno, poi scodella anche lui per FDM che tiene viva la sfera, lo attacca Fami, dunque Mariotto vince il duello, rimessa in gioco per il Lodovico. Caiolotto dentro per Grigolato, lo scambio tra i due, ancora il capitano per Mohamed Fami, giochi con la suola, non passa però su FDM, allora ancora Grigolato, Fami all'indietro dove arriva Caiolotto, dunque De Sa Carvaglio, lo sprint su FDM passa, poi la gioca al centro per Mohamed Fami ed è il raddoppio del Cornedo al settimo minuto grazie al suo numero 10 Mohamed Fami, che arriva con un tempo giusto ad attaccare il primo palo. Bellissimo però il guizzo da parte del laterale sinistro De Sa Carvaglio, un'accelerazione impressionante la sua, era anche uscita FDM 2.0, poi la sfera messa al centro non anticipata per una questione di centimetri da Lino Loato, lo anticipa a sua volta Momo che raddoppia per i suoi e porta il Cornedo sul 2-0. Una montagna da scalare, ma sicuramente l'obiettivo è non sfigurare, non fare brutta figura in quel di Cornedo. Allora vediamo se ci sarà una reazione da parte di Fabio e compagni, con Rossi che va in avanti in direzione Zini che tiene la sfera in campo, poi sterza verso il centro e va da Tibaldo, Mattia Tibaldo, e sono tre per il Cornedo, blackout totale per il Lodovico che dopo meno di 10 minuti si trova già sotto di tre reti. Sicuramente non sono buoni i presupposti per evitare l'imbarcata, serve qualcosa in più da parte di Fabio e compagni nonostante le tante categorie di differenza. Qui forse anche un Francesco Di Mauro non colpevole, ma che sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa in più.
poco importa. Si riparte con un netto 3-0 e con un Rovigo che deve scalare la montagna e prova a farlo FDM ripartendo, chiuso però da Andrea Rossi, colui che ha innescato l'azione che valsa il 3-0 e per poco non innesca anche quella del 4-0. Qui Tibaldo se l'è divorato. All'indietro Zini per Rossi, da questi a Pretto. Tibaldo, l'autore della seconda rete del Cornedo, che poi innesca in avanti Joshua Pretto. Il suo inserimento è il destro, di poco a lato, a metà tra un tiro e un cross. Rossi da calcio d'angolo proprio per Tibaldo. FDM prima, poi gioca all'indietro per Morello, non benissimo. Zini va da Andrea Rossi, Francesco Di Mauro lo ipnotizza così e si rifugia in calcio d'angolo. Rossi dentro per Zini, controllo infelice, il pocio. Morello gli sradica il pallone dei piedi, poi gli suola in faccia. Dunque FDM il suo destro para Petkovic. Fabio Di Mauro la riapre lui, il numero 9 del Rovigo, che dopo il suo calcio col destro la palla gli ritorna indietro. Diventa un gol facile facile col mancino, nulla potuto Nicola Petkovic sul sinistro chirurgico che si perde sotto l'incrocio. Rivediamo il replay, lo stop orientato perfetto, poi la palla gli era rimasta anche un po' sotto, calcia lo stesso col destro in seguito. Poco da dire, se non bravo Fabio e bravo anche il pocio Morello a riacquisire il possesso su Zini. L'assist al bacio che poi non ha fallito. FDM che ora lascia il campo al suo posto dentro Alino Loato. Rossi controlla la sfera, poi il filtrante, direzione Zini. Francesco Di Mauro esce e ci mette una pezza. Sempre Rossi per Mohamed Famil, dialogo tra i due, ancora il 10 che guizza via. C'è Zini al centro, lo ha visto Momo. Chiusura provvidenziale però qui di Sherrod. Rossi dentro per Fami, ancora Andrea Rossi, hanno introdotto anche il portiere di movimento Marzotto. E allora vediamo come si comporterà il Cornedo con il destro di Tibaldo, poi Mohamed Fami sul fondo, palla alta, sciupa la rete del 4-1 qui il Cornedo. Morello verticale a cercare Sherrod che vince il duello con Fami, poi dentro per Chinaglia, Marzotto para in due tempi, la tiene lì e fa ripartire ora i suoi. Rossi, Marzotto dentro per Zini che la gioca al centro dove non c'è nessuno. La porta è vuota, Francesco Di Mauro la cerca. La palla però si perde a lato. E ora Caiolotto dentro per Fami, duello in 1v1, poi va al sinistro. Parata plastica per Francesco Di Mauro che fa ora ripartire i suoi quando entra nuovamente Fabio Di Mauro al posto di Ezequiel Morello. Fami dentro Caiolotto, la parata miracolosa di Francesco Di Mauro. Poi Mariotto depone in fallo laterale. Caiolotto a sinistra per Desa Carvaglio che prova ad inventare, poi in buca per Mohamed Fami che ha cercato il numero che non gli è riuscito, poi Grigolato. Fabio Di Mauro si va a riprendere la sfera e la gioca all'indietro per Alino Loato. Dunque Calzavarini che sbaglia il passaggio, Desa Carvaglio riparte, attenzione ancora, chiuso poi da Mariotto che mette la sfera in fallo laterale per il Cornedo. Calzavarini, Mariotto verticale per Loato che sbaglia tutto, attenzione Mohamed Fami, la traversa che non dà la fortuna al giocatore con la 10 del Cornedo di trovare la doppietta personale, almeno fino ad ora. E allora seguiamo Grigolato dentro per Desa Carvaglio, come gioca ora il Cornedo, tutto a un tocco, massimo 2. Mohamed Fami, Carvaglio dentro per Grigolato che torna da Fami, il suo destro ancora una volta vicinissimo al gol il Cornedo. Mariotto cerca una soluzione che non esiste, allora va da FDM, Chinaglia, torna da Fabio Di Mauro che prova a guizzare in mezzo al traffico il suo sinistro, Marzotto para e poi Chinaglia, c'è la deviazione di Grigolato, quindi sarà calcio d'angolo, Chinaglia, FDM, ancora Chinaglia dentro, Mariotto non ci arriva per un pelo, riparte Desa Carvaglio che ora però decelera e fa riposizionare i suoi. Marzotto lunghissimo, Francesco Di Mauro in fallo laterale e finisce così la prima frazione di gioco, 3-1 in favore del Cornedo. Un Rovigo partito non benissimo, per usare un eufemismo, che ha incassato 3 reti nei primi 10 minuti, poi al 14esimo è arrivato il gol di Fabio che dà un barlume di speranza quantomeno per non prendere l'imbarcata, ma c'è tutta una ripresa da giocare, vediamo come finirà. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio in quel di Cornedo dice 3-1 in favore dei padroni di casa. Si sa qual è la squadra favorita tra le due, però comunque il Rovigo sta facendo la sua performance
performance, è riuscito a trovare il gol anche Fabio, che ha portato a meno 2 le distanze tra le due squadre, sicuramente un po' leziosi i giocatori del Cornedo attratti, anche perché sanno di essere di qualche categoria di più, 4 per l'appunto. Però nonostante questo dato stanno facendo molto bene i ragazzi di mister Mauro Gonzato. E a proposito di dati, nello scacchiere di mister Gonzato mancano all'appello tantissimi giocatori, manca Brancaleon, manca Danny Fabio, Garofalo, Virtullo ed infine il 3, Guaraldo. Noi adesso torniamo in cabina di regia per assistere al secondo tempo e vedere quale sarà l'epilogo di questa sfida, il Rovigo contro una squadra di Serie A. E dunque eccoci nuovamente collegati assieme dal Pala De Gasperi per raccontarvi i secondi 30 minuti di gioco tra Cornedo e Rovigo, i ragazzi di mister Pablo Ranieri per fare quello che devono fare, quelli di Gonzato invece per salvare la faccia. E si riparte con Marzotto che va da Rossi, scambiano i due ancora, il portiere di movimento che va al destro, la palla però si perde a lato e ora Zini all'indietro per Fami, da questi a Tibaldo che cerca di ottenere il centro, poi il suo destro deviato, Pasello para, Loato allontana, Fabio Di Mauro non riesce a raggiungere la sfera e dunque rimessa laterale, questa volta però per il Rovigo con Aligno che va da Pasello, prova ad avanzare l'uno che poi va da FDM, aggredito dalla pressione ospite, e allora deve inventare il folletto con la 9 che va dal Pocio, da questi a Loato col tacco che voleva nuovamente Fabio, si trascina però la palla in fallo laterale con Tibaldo che va da Zini, deviazione, Pasello miracoloso e poi Morello in fallo laterale per far respirare i suoi, la palla messa al centro ancora una volta, forse il palo a salvare il Rovigo sulla conclusione di Mohamed Fami. Tibaldo prova ad avanzare, cerca lo sprint per l'esterno, lo trova Tibaldo, Pasello ancora una volta in fallo laterale, è partito fortissimo il Cornedo così come ha fatto nel primo tempo, ugualmente sta usando lo stesso modus operandi nella seconda frazione. Fabio Di Mauro intanto sguscia in mezzo a due, poi allarga per Sherwood, rivorrebbe la palla al centro, Sher si mette in proprio e non è una grande idea, però c'è stata deviazione, dunque calcio d'angolo per il Rovigo. Desa Carvaglio dentro per Grigolato, da questi a Mohamed Fami, le finte, cerca il destro deviato, l'incrocio dei pali su deviazione da parte di Fabio Di Mauro, si salva ancora una volta il Rovigo. FDM ora riacquisisce il possesso, prova a sprintare, va da Calzavarini, non ci sono soluzioni e si riparte da Lino Loato. Fami dentro la sfera per Andrea Rossi che prova a mettersi in proprio, il dribbling, fa tutto bene lo scavetto, aveva fatto fuori anche il portiere, sbaglia poi la cosa più facile, il gol del 4-1 Andrea Rossi, mentre riparte il Rovigo con Loato che va da Calzavarini, si propone Sher, poi col tacco la palla arriva in un qualche modo, FDM che sprinta via su Desa Carvaglio, si porta a casa anche un calcio d'angolo FDM. E ora Caiolotto dentro per Mohamed Fami, il dribbling, va sull'esterno e poi il destro, Pasello para, Loato prova ad allontanare, FDM la tiene viva e riparte sempre con la collaborazione del 4 che va da Calzavarini, che aggancia un gran pallone, non ha però soluzioni e riparte da Loato. Dunque Caiolotto cerca il dribbling verso il centro, dunque Desa Carvaglio che sbaglia lo stop, attenzione FDM, può ripartire il suo sinistro, la palla però a lato, Marzotto la riagguanta in un secondo momento e fa ripartire Grigolato. Dunque ancora Caiolotto, poi Pretto, il dialogo ancora con il capitano del Cornedo che sbaglia il passaggio, recupera Loato in collaborazione con Calzavarini, una trama di gioco sbagliata, poi ancora Ligno, il suo sinistro che per poco non trova la rete del 3-2. Marzotto, Grigolato, Desa Carvaglio, avanza Caiolotto, Carvaglio prova a fare tutto da solo e va dal capitano, dunque Pretto cerca e trova in verticale proprio il laterale sinistro che va da Caiolotto, il suo destro, Pasello para, sarà ancora fallo laterale però per il Cornedo che sta andando forte. Chinaglia, lo scambio con FDM, poi il capitano al centro per Sherwood, arriva il gol del Rovigo nel miglior momento del Cornedo e ora meno uno per la formazione di mister Gonzato, una trama di gioco elaborata alla perfezione da capitan Chinaglia e FDM, lo scambio veloce a propiziare l'inserimento di CR7 e Sherwood che è lì in zona secondo palo dove urge un giocatore, c'è sempre lui ragazzi, amen, Sherwood, uno dei talenti del Rovigo di quest'anno che ha dato sicuramente man forte alla squadra ex Meringues per centrare l'obiettivo più grande, il campionato di Serie D. Intanto seguiamo Chinaglia che riacquisisce il possesso, Mariotto torna da Nicola Chinaglia che va al centro da Fabio Di Mauro, arriva il gol di FDM, addirittura è tre pari quando è il 20esimo, raggiunge il pareggio Fabio e compagni con la sua doppietta personale all'interno di questa sfida. Bellissimo il movimento da parte di Fabio a tagliare dietro Tibaldo per poi proporsi in zona secondo palo. Lo scambio tra Mariotto e Chinaglia e poi dopo sì, vediamo se lo perde proprio
Tibaldo, se non ho visto male, FDM appoggia in porta con il piede destro, nulla ha potuto Marzotto sulla conclusione veramente ben congegnata, e c'è anche il cambio, esce ora FDM dentro Calzavarini. Quando siamo al 21esimo del secondo tempo e clamorosamente il Rovigo ora è sul punteggio di 3 pari contro una squadra di Serie A2. Fami però si riprende la sfera e va da Tibaldo, che torna da Mohamed Fami, che non ci sta e porta nuovamente in vantaggio i suoi. Era andato vicinissimo al gol in più riprese, questa volta lo ha ottenuto, doppietta personale e sorpasso per il Cornedo. Rivediamo il replay, errore di Mariotto che perde la sfera in una zona sensibile di campo. Poi il dialogo tra Mohamed Fami e Mattia Tibaldo si chiude con la rete del numero 10 e con il nuovo sorpasso. Si è fatto perdonare in questo caso proprio Tibaldo, che forse è stato un po' ingenuo nell'occasione del gol del Rovigo. Possesso proprio da parte di Mattia, che ora va da Mohamed Fami, stop! Col sinistro per il destro, la palla però si perde a lato. Rossi gioca corto per Tibaldo, dunque Dessa Carvaglio, Tibaldo a sinistra per Mohamed Fami, come gioca adesso il Cornedo con Rossi che torna dal 10 che si è sovrapposto, la palla sempre per Andrea che va al centro da Dessa Carvaglio, mette a sedere Loato il suo destro, para Pasello, poi Fami, ancora Pasello, il miracolo da parte del portiere del Rovigo a salvare il 5-3. Attenzione a Dessa Carvaglio, calza il pallone per Mohamed Fami che trova un gol bellissimo, il Cornedo si riporta sul più 2 grazie alla tripletta del giocatore che generalmente è la 10, Mohamed Fami, che con un destro chirurgico va a pescare l'angolino dove Mirko Pasello non può arrivare. Vediamo però la palla messa col contagiri da parte del laterale sinistro per il laterale destro, che si coordina al volo e mette a segno la quinta rete per i suoi, subito a voler ristabilire il Cornedo le gerarchie a seguito della rete presa da Fabio, che valeva il momentaneo 3-3 a soli 9 minuti dal termine di questo match. Ora rientra proprio FDM al posto di Ezequiel Morello, ma seguiamo ancora Dessa Carvaglio, il suo destro, Pasello lo disinnesca ma si rifugia in calcio d'angolo. Sempre Mateus gioca corto per Rossi che pesca sul secondo palo, chi se non Mohamed Fami, che mette a segno il suo poker personale, che equivale a dire 6-3 definitivo per il Cornedo, visto che siamo all'interno dell'ultimo minuto del secondo tempo. Rivediamo qui la trama di gioco ben escogitata da parte della squadra di mister Pablo Ranieri, tuttavia la difesa drammatica del Rovigo ha agevolato la sesta rete dei locali e non c'è più tempo, finisce così 6-3 in favore del Cornedo, che passa dopo una bellissima partita. Il Rovigo l'aveva riagguantata, ma poi dopo gli ultimi 8 sono stati letali per i ragazzi di mister Gonzato, ha messo la quinta marcia la squadra di Serie A2 che si è imposta passando nel finale sul Rovigo, che ha disputato comunque un'ottima prestazione, e molto bene anche Fabio Di Mauro e Mensherud, che si sono confrontati con una realtà sicuramente molto più grande e non hanno sfigurato. Ora però post gara. E allora eccoci nel post partita di Futsal Cornedo Rovigo, il punteggio finale 6-3 in favore dei padroni di casa. Si sapeva fosse una partita proibitiva, 4 le categorie di differenza se non vado errato, quindi comunque avete fatto una super prestazione. Cosa è mancato secondo te a Rovigo e soprattutto come hai visto la partita dalla tua prospettiva, quanto era difficile oggi? Vabbè, lo sapevamo che la partita era difficilissima, ma se posso dire, secondo me siamo andati bene, i gol che abbiamo preso secondo me sono state disattenzioni che potevamo benissimo evitare, dai, secondo me anche meglio delle aspettative. Qual è la difficoltà più grande che hai constatato in campo contro una formazione che gioca in Serie A2? Diciamo che rispetto a come siamo abituati, gli avversari si muovevano molto di più, ovviamente dopo aver passato palla si inserivano sempre, e quindi nel lungo andare, se avevano pazienza, ci metteva in difficoltà. La cosa che non mi sarei aspettato è che oggi comunque sei riuscito a fare male, hai trovato 2 gol, ma tralasciando quelli in fase offensiva molto bene, secondo il mio punto di vista gli avversari erano in affanno. Per quanto riguarda la fase difensiva invece, ancora qualcosa da rettificare? Sì, soprattutto quando affrontiamo ovviamente squadre più forti vengono evidenziate le mie un po' lacune difensive, che ovviamente devo migliorare. Come con altre squadre di Serie D non si notano più di tanto, o comunque riesco a rimediare con la corsa. Ovviamente se fossi abituato a giocare sempre con squadre di questo livello, imparerei a prevedere i movimenti avversari e a giocare prima di astuzia, di fisico, di mani. E invece dall'altra parte abbiamo un portiere, Francesco. Come ti sei trovato nella partita di oggi? 3 gol a testa avete preso, democratico il risultato almeno per i gol subiti sia il primo tempo che il secondo. Avresti potuto fare qualcosa in più in alcune circostanze? Allora, secondo me non sono entrato benissimo in partita, sono subito partito con una buona parata, poi dopo sono un pochino, non dico spento, però secondo me abbiamo un po' perso gli uomini, sul primo gol siamo stati perfetti noi. Per me il primo e il terzo gol sono circostanze in cui posso parare, cioè spesso il calciatore ha l'abitudine di prendere quel tipo di tiri e oggi non li ho presi, mi dà un po' fastidio perché potevo fare di più. Nel complesso non ho giocato male, però è iniziata un pochino in salita secondo me questa partita. Discesa anzi. No, se la partita inizia in salita, dopo tu fai la discesa. Poi va meglio in discesa, in discesa esatto. È meglio. Ma invece se io dico è iniziata in discesa la partita, vuol dire che io devo fare la salita. Cosa stai dicendo? Va bene, ma cosa stai dicendo?
Non possono andare a scuola e quando si ammalano nessuno può curarli. Comunque degli avversari che hanno dato gas e quando hanno spinto sull'acceleratore hanno fatto vedere tutto il loro potenziale offensivo. In alcuni casi hanno quasi non voluto offendere per non ampliare ulteriormente il risultato. Poi siete riusciti a trovare il gol del 3 pari e lì quasi quasi ci avevate sperato, perché mancava poco alla fine e potevate addirittura strappare un pareggio in quel di Cornedo. Sì, non so se un po' si sono adagiati loro per non offendere, un po' anche noi siamo saliti, siamo partiti un po' male a inizio partita, poi abbiamo preso confidenza. Peccato per il gol subiti, perché anche quelli del 4-3 e del 5-3 secondo me evitabili. Poi il 6-3 è stato un bellissimo gol a volo da parte di uno dei loro migliori giocatori, quindi complimenti a loro. Dunque ragazzi, noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a questo punto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere il video dappertutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.